Vittorio Emanuele di Savoia. Questo savoiardo scaduto indegno persino di una zuppa inglese. Questo qui che è della monarchia tiene buono solo la prima parte, la monarchia, nel senso venuto del termine. Tu guardi il disagio che c'è dentro il savoiardo. Questo soffre davvero. È perennemente illivorito da questo meccanismo. Il Savoia. E tutto il Savoia. Tu pensi ai rischi che a volte involontariamente si corrono. Se fai un passo indietro, se il 2 giugno del 1946 in quel referendum monarchia o repubblica avesse vinto la monarchia, oggi Vittorio Emanuele di Savoia sarebbe re d'Italia, da paura. Da paura, uno tutto armi, video poker e puttane, cioè gli stessi interessi di uno scafista di Tirana. Re d'Italia. Uno immerso nel traffico dei video poker, certo lui partiva avvantaggiato, gli bastava un tris di due, un altro re, era già full, ma è incredibile, irritante lui. E il figlio che cos'è? Emanuele, Filippo, sono veramente insopportabili. Se io penso che parte del mio canone televisivo Rai va per pagare le ospitate del principino Emanuele Filiberto, se lo giuro mi vengono le bolle addosso. È presente ovunque questo qua. Ed è irritante, assolutamente irritante. Guarda, non lo può vedere nessuno il principino Emanuele. Tu vedete, arriva una gara di ballo, ce la dice Nelentola, l'ha visto, andata via alle 10 meno un quarto, cazzo, tanto sta un coglione. Vittorio, che così che prima entra in galera la prima notte e cade dal letto, dai, cazzone. Ma se ma fatti dare una brandina come tutti, no, lui è re eletto a castello, patapè, si alza di notte per una minzione reale e spadamadè, quando si dice il nobile decaduto. Ma questi soffrono. Adesso non voglio dilungarmi, ma la sorella che... Detto, gliel'avevo detto a mio fratello di non frequentare le cattive compagnie. No, guarda, c'è che il problema è un altro, è che questo qui è in compagnia di se stesso 24 ore al giorno e non può fare a meno di frequentarsi. Un mondo incredibile dove il ricco soffre, addirittura sciopera, e quindi in un mondo così ovvio che si spettinano i giochi e l'unica chance è la risorsa comica di abbattere con un badile ciò che è impossibile da comprendere seguendo gli schemi razionali di un ragionamento e soprattutto seguendo il fatto che mi attrae e mi attraggono soprattutto gli espedienti comici laddove umorismo non c'è. Insomma, abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti freddi, insomma, adesso che mi avvio a concludere dico guarda che un argomento interessante dal punto di vista della, secondo me, del tratto comico è proprio quello di pescare dove non c'è tanta voglia di ridere, e credo che sia la morte proprio il punto di arrivo di questo. Cioè io credo che la morte sia un elemento molto attraente per qualsiasi comico. L'argomento è molto vivo a dispetto del... è molto sentito. In più c'è questa storia strana perché insomma ci dicono che tutti dovremmo andare a stare meglio di là, no? Per dire, nel paradiso dei musulmani ci sono 40 vergini che ti aspettano, è quasi un casting di Buona Domenica, non fosse per l'aggettivo vergine. Pare vada un po' meno bene nel paradiso dei cattolici, dove sembra che non si batta chiodo, ma in compenso c'è una vista straordinaria, un panorama della Madonna. E ho detto guarda, a prescindere da tutte queste cose, io sono agnostico e mi limito a sperare che nel mio paradiso ci siano almeno un paio di zoccole, cioè meglio due generose rispetto a 40 che se la tengono stretta. Ecco, la cosa che mi ha sempre un po' come dire, stupito è che anche chi è confortato dal bene supremo della fede è sull'argomento e davanti alla morte vacilla, scricchiola, insomma su questo argomento c'è sempre rigidità. Se poi si è coinvolti direttamente si è davvero rigidissimi. Allora dico, ma è possibile che nonostante la cessata attività ventricolare non sia possibile insomma prenderselo un pochino più a cuor leggero? Santo cielo. È così, il cammino è segnato. Qualunque che sia il tragitto fatto in vita, il finale è quello per tutti. In un mondo così precario non conforta neanche più questa solidità, però un tratto mi ha colpito ed è stato quello
di fare mente locale e osservare alcuni epitafi che appaiono sulle tombe di questi notabili e stabilire proprio a tatto l'incongruenza tra l'esibizione del contenitore, della scritta che appare sul contenitore, che non corrisponde al contenuto, cioè c'è un divario. Allora io ho detto, per questa semplice maniera, ho detto, mi piacerebbe vedere, giusto per non continuare a morire sul serio, alcune delle personalità attualmente presenti, ecco, vivissime, ecco, qualora dipartissero, ecco, l'epitafio te lo faccio io, ecco, per una cosa di resistenza, per non continuare a morire sul serio. Metti che ci venisse a mancare, dico, per dire, Romano Prodi, ecco, sulla tomba di Romano Prodi mi piacerebbe che ci fosse scritto: finalmente faccio parte di una maggioranza stabile. Ecco, questo intendere sulla tomba Pierluigi Bersani, Democratico Partito. Ecco, sono come Francesco Rutelli, sono sempre stato più di là che di qua. Piero Fassino per Mide comporrò velocemente, mi sono portato avanti in vita. Ecco, sulla tomba di Piero Marrazzo avevo le transaminasi altissime, sulla tomba di Rosi Bindi profanatemi. Ecco, scritte così, credo che adesso, tra l'altro, sono in procinto di pubblicare uscirà un libello proprio zeppo di questi epitafi, di questi coccodrilli, insomma tutto un percorso legato a questo mondo comico che mi piace moltissimo. Non so, metti sulla tomba di Silvio Berlusconi: intendo tornare. Sulla tomba di Claudio Scajola: non me ne sono neanche accorto. Sulla tomba di Maria Stella Gelmini: morto unico a tempo pieno. Sulla tomba di Renato Brunetta: cacchio, sono finito fra i fannulloni anch'io. Sulla tomba di Brunetta ci potrebbe stare anche un post scriptum, scusate se non mi alzo, così come sulla tomba di Piero Marrazzo, scusate le spalle, ma è inutile parlare del post scriptum. Ecco, questo timbro, questo modo di concepire l'umorismo e l'ironia, non so, sulla tomba di Umberto Bossi ovviamente finalmente ce lo duro, sulla tomba di Monsignor Immanuel Milingo: lo sapevo che non c'era, meno male che ho trombato. Luca Cordero di Montezemolo: rimango comunque competitivo. Sulla tomba di Giovanni Rana: bara ripiena. Sulla tomba di Giorgio Armani: bara di Gio. Sulla tomba dello stilista Domenico Dolce: ero stanco di voltare Gabbana. Sulla tomba di Raffaella Carrà: come bello far l'amore da 3 metri in giù. Sulla tomba di Maria De Filippi: c'è posto per me. Alessia Marcuzzi: finalmente sono andata di corpo. Sulla tomba di Alberto Tomba Scopa: sulla tomba di Gianfranco Vissani: non cremate, mi vado leggermente scottato. Sulla tomba di Stefano Bartezzaghi: uno orizzontale. Sulla tomba di Raul Casadei: ora lo posso dire, il liscio mi ha sempre fatto cagare.
la tomba di Eros Ramazzotti, entro 10 anni esco in cofanetto. E ringraziandovi molto e salutandovi calorosamente, chiudo con l'epitafio che vedrei ben affitto sulla tomba di Monica Lewinsky: grazie di essere venuti. Grazie molto, davvero. Grazie.